Rafforzare l'azione del Servizio Nazionale di Protezione Civile in tutte le sue funzioni, con particolare rilievo per le attività operative in emergenza. È quanto si propone il nuovo Codice della Protezione Civile, che stamani è stato oggetto di approfondimenti nel corso di un convegno a Foligno. L'iniziativa, promossa dalla Protezione Civile della Regione Umbria, ANCI Umbria e Protezione Civile Nazionale, è servita per illustrare i contenuti del provvedimento all'ampia platea di soggetti che operano nel sistema di protezione civile, sia regionale sia nazionale. Presenti anche la Presidente della Regione Umbria e Vice Commissario straordinario per la ricostruzione, Catiuscia Marini, Alfiero Moretti, dirigente del Servizio di Protezione Civile Regionale, Roberto Giarola, direttore del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, e Fabrizio Curcio, della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Noi abbiamo sentito Catiuscia Marini, la Presidente della Regione Umbria. È un codice anche atteso dal sistema territoriale di protezione civile nazionale. Prende atto anche dei cambiamenti che sono intervenuti, riformando la legge quadro che era quella dell'inizio degli anni 90. Responsabilizza, ma chiarisce anche funzioni e competenze tra i diversi livelli istituzionali, le regioni, i comuni e lo Stato che sono chiamati ad intervenire nella gestione di protezione civile. Dà grande valore anche al volontariato organizzato e formato e soprattutto affronta i nodi dell'efficacia e dell'efficienza di un sistema che sia in grado di gestire tempestivamente e continuativamente le emergenze di protezione civile, che non sono solo quelle molto straordinarie come può essere un terremoto, come abbiamo potuto vedere noi in Umbria, ma anche quelle un po' più quotidiane a cui siamo abituati, il cambiamento climatico, temporali, gravissimi che improvvisamente si abbattono sul territorio. Devono trovare un sistema di protezione civile territoriale preparato e pronto a gestire la quotidianità della risposta.